Stesso Sokolov, una partita vinta in rimonta dalla Lube, questa sera Piacenza aveva messo veramente in difficoltà, anche forse per qualche errore di troppo commesso nei momenti cruciali dalla Lube. Sì, abbiamo sbagliato tanto in momenti di solito che non sbagliamo. Abbiamo giocato tanto, abbiamo rischiato tantissimo in break point, abbiamo sbagliato tantissimo, non abbiamo gestito le palle brutte, non le abbiamo gestite bene, quindi Piacenza cioè, le ha sfruttato questi palloni, queste occasioni, quindi è portata davanti quella partita, cioè di giocarcela pesante direi. Va tutto bene quel che finisce bene, Anche prima ho detto al vostro collega che non è importante come hai vinto, è importante vincere, quindi brutto bello, sempre quando si vince è bello. Per me è sempre così, quindi come un atleta posso dire che preferisco di vincere brutto che di perdere bello. bella questa massima di Sokolov. E una domanda che riguarda l'arbitraggio sul terzo set, Lubeker rimonta, come è stato quel primo tempo di Chester? Non importa, cioè, guarda, gli arbitri sono gli arbitri, loro decidono. Quindi noi come atleti, a noi magari non ci piace qualcosa come cosa fischia l'arbitro, però alla fine questo è il loro lavoro, alla fine dobbiamo rispettare quello che dicono loro. Non possiamo dire che è tutto perfetto, però cioè, loro provano di dare il massimo e speriamo che davanti lo danno sempre, cioè, guardano di fare il meglio possibile. Appuntamento a Monza domenica. Allora, pensiamo prima di riposare, di staccare un po' la testa di quella partita e di preparare la prossima. Quindi adesso andiamo, dormiamo, poliamo la testa e pensiamo prima per il viaggio e dopo per la partita.